Bella per tutti, cari amici, finalmente la prima gioia in campionato dell'Adriatica Valletrani. La stavamo tanto aspettando, porca miseria, che cosa? La squadra biancazzurra di coach Mauro Mazzola e del presidentissimo Mimmo Cosentino supera in trasferta la Battipagliese per 3-7-1. E mettiamo in saccoccio i primi 3 punti stagionali. Buono così. Ora mi raccomando, ragazzi, nella fase 2 non ricominciamo a perdere perché dobbiamo mettere punti in cascina. Non è facile. È ovvio, l'obiettivo da raggiungere è quello di mantenere la categoria. Se ovviamente riusciamo appunto con i risultati. Noi ci dobbiamo impegnare, come per esempio io con il corso della patente europea del computer. Insomma, i risultati man mano che si studia, ci si impegna, quindi forza ragazze. Oltre a festeggiare la prima gioia dell'Adriatica Volley Lavinia Group Trani, andiamo a dare uno sguardo alla Serie A e Serie B di calcio italiana maschile. Lazio-Sampdoria 1-0, Genoa-Verona terminata poco fa 2-2. Serie B, Ascoli-Salernitana 0-2, Brescia-Cremonese 1-2, Cittadella-Reggiana 0-3. Vicenza Spal 2-2, Venezia Entella 3-2, Chievo Monza 0-1, mamma mia. Pisa Empoli 1-1, quindi infine andiamo a dare uno sguardo alle classifiche attuali di Serie A e di Serie B. Serie A con ovviamente, vediamo, con Sassuolo Bologna tra poco più di mezz'ora incominceranno la partita. Allora, classifica di Serie A che vede attualmente ad un solo punto di distacco Inter e Milan, prossimi avversari di loro stesse, domani pomeriggio alle 15 al Meazza di San Siro. Sarà presente anche Orso, dai! Anche Orso, sì. Roma terza a 43, raggiunta dalla Lazio oggi con la vittoria sulla Samp, però la Juventus vince col Crotone. Juve attualmente quinta a 42, supera la Lazio. La Roma ovviamente bisogna capire che cosa farà domani in casa del Benevento. Napoli sesto a quota 40 punti con l'impegno domani in casa dell'Atalanta, anche lei a 40. Sassuolo 34 punti, Verona 34, Sampdoria 30 in una buona posizione, parte sinistra della graduatoria nonostante la sconfitta di quest'oggi all'Olimpico di Roma. Genova 26 punti, Fiorentina 25, Bologna 24, Udinese 24, stessi punti per Benevento e Spezia, Torino vittoriosa nella giornata di ieri a Cagliari per 1-0, va più 5 sullo stesso Cagliari che è in zona retrocessione a quota 15 punti. Si prevede un imminente esonero di Di Francesco sulla panca del club della Sardegna. Parma penultimo a 13, Crotone ultimo a 12 punti. Poi, per quanto riguarda la Serie B, andiamo a narrare la classifica. Empoli che raggiunge il quarto pareggio consecutivo in altrettante ultime partite. Vanta un più 3 sul Monza, Empoli 45, Monza 42. Andiamo a dire che l'Empoli giocherà tra 6 giorni in casa contro il Venezia, che è terza a 41 punti. Il Monza giocherà il 27 tra 7 giorni in casa contro il Cittadella, che è quinta a 39 punti. La Salernitana è quarta a quota 41 punti. Il Chievo è sesto a 39 punti nonostante gli ultimi 2 KO di fila.
Chievo ospita la settimana prossima in casa del Cosenza. Chiude la zona playoff il Lecce a 35, che però deve ancora giocare. Giocherà domani in casa contro il Cosenza. Quindi, se Lecce vince, va a quota 38 punti. Frosinone 33, Pordenone 32, Pisa 32, Vicenza e Reggiana 27. Brescia 26, Regina 26, zona playout, Cremonese 26, Cosenza 23, zona retrocessione diretta in Serie C Lega Pro, Ascoli 21, Pescara 18, Entella 17. E quindi questo è reso conto anche della classifica di Serie B. Quindi ricordiamo a tutti, cari amici, mentre qui attendiamo un attimino la risposta della regia per la grafica. Intanto io proseguo il discorso, quindi ricordando appunto che l'Adriatica Volley Trani Lavinia Group finalmente trova il primo successo stagionale. Non in casa, in trasferta, non fa niente. In casa dell'Abbattipaglia contro l'Abbattipagliese. Ora è ovvio che tutti speriamo che quando incomincia la seconda fase possa arrivare anche la prima gioia in casa e quindi passare da 3 punti a 6 punti. Io vi ringrazio voi tutti, vi auguro un buon proseguimento di serata e una buona domenica per domani, dove sapete anche domani arriverà qualche video, vediamo un po'. Quindi, che dire, buona serata. Un'ipotesi come video per domani potrebbe essere le qualificazioni europee di basket all'europeo di quest'anno 2021, maschile delle nazionali. Magari narriamo un po' gli ultimi avvenimenti, gli ultimi risultati. In generale, magari nel caso specifico anche della nazionale italiana allenata, ricordiamo, da coach Romeo Sacchetti, ex coach di Sassari Brindisi e anche autore del famoso triple hit della Dino Basket Sassari. Quindi ci vediamo alla prossima Grande Adriatica. Continua così, vogliamo a questo punto la prima gioia stagionale casalinga, quindi appunto passare da 3 punti ai 6 punti. Frecd, ciao!